I finanzieri di Agrigento fanno irruzione al comune di Licata per acquisire atti e documenti. Inchiesta sull'affidamento del servizio di riscossione dei rifiuti. Rinnovo della giunta di governo in Sicilia, Crocetta trova l'accordo, adesso la parola ai partiti che lo sostengono. Le associazioni culturali licatesi chiedono al commissario Cartabellotta di acquisire la casa di via Martinez dove visse Rosa Balistreri, la proposta di un museo in ricordo della cantautrice. Salve a tutti cari amici telespettatori e bentrovati all'appuntamento con il telegiornale di TV Alfa. Come avete visto ieri, siamo ritornati a produrre regolarmente il nostro telegiornale per fornirvi tutte le notizie in anteprima del nostro territorio, della città di Licata e dei paesi limitrofi. Bene, partiamo subito quindi con le notizie del giorno. Apriamo con la cronaca perché c'è stata un'irruzione della Guardia di Finanza degli uffici del comune di Licata, sequestrati atti e documenti sull'affidamento del servizio di accertamento e riscossione tributi della ditta Engineering. Il servizio di apertura è di Paolo Picone. Della Guardia di Finanza negli uffici del comune di Licata. I militari delle Fiamme Gialle nei giorni scorsi, anche se la notizia è trapelata soltanto stamattina, hanno acquisito documentazione relativa all'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei rifiuti da parte del comune alla ditta Engineering. Affidamento effettuato nel 2012 dalla precedente amministrazione, quella guidata da Angelo Graci. Cosa abbiano prelevato i finanzieri e su cosa verte l'indagine non è dato ancora sapere, ma c'è di certo che i documenti prelevati riguardano appunto questo servizio. Il comune di Licata aveva affidato nel 2012 il compito di gestire banche dati e di curare la riscossione delle imposte locali, IMU, imposte per la pubblicità e TARSU, adesso TARI, alla ditta Engineering. L'inchiesta mirerebbe anche a capire se l'ente avrebbe potuto gestire il servizio in-house e in questo caso sarebbe stato superfluo affidarlo a privati. In merito all'affidamento del servizio c'è anche una corposa documentazione con scambio di missive tra gli uffici, l'ex assessore al bilancio Carmelo Sambito e l'ex vice sindaco Angelo Cambiano. In queste lettere, che sono finite anche nella documentazione prodotta al Consiglio Comunale per approvazione della TARI, che ha sostituito appunto la TARSU, l'ex amministrazione Balsamo affida all'Engineering anche il servizio di accertamento e riscossione della nuova tassa dei rifiuti e viene esplicitamente dichiarato che il Comune non ha mezzi e personale adeguatamente formato per questo tipo di servizio. Addirittura l'ente avrebbe chiesto alla Engineering di formare il personale interno. Adesso si attendono gli sviluppi di questa inchiesta che, se conclusa in maniera positiva, avrà risvolti anche di carattere economico con l'interessamento della Corte dei Conti. E continuiamo sempre con la cronaca. Raffica di furti a Licata in Contrada Pisciotto. I ladri hanno svaligiato ben 8 villette portando via oggetti custoditi all'interno delle abitazioni. Sull'accaduto indagano i poliziotti del commissariato di Licata, sezione anticrimine diretta dall'ispettore capo Angelo Amoroso. Sul posto si sono portati gli agenti della scientifica che stanno rilevando tutte le impronte per cercare di individuare gli autori del furto. E parliamo adesso di trivellazioni. Ieri si è svolto un incontro tra il comitato No Trav di Licata e le associazioni del territorio, durante le quali si è arrivata alla conclusione che si deve contrastare l'operazione di trivellazioni nel nostro territorio. Si è discusso ovviamente anche delle negatività che queste operazioni portano appunto nel nostro territorio. I particolari in questo servizio. Hanno manifestato una netta necessità di ferma opposizione alle trivellazioni le associazioni riunitesi ieri presso la sede di A Testa Alta. Si tratta del primo di una lunga serie di incontri tra il Comitato No Triv di Licata e l'associazionismo territoriale, che ha voluto rimarcare gli effetti negativi delle trivellazioni previste dal progetto offshore.
Alla riunione hanno preso parte, oltre al Comitato Notriv di Licata, i rappresentanti dell'Associazione Archeologica Finsiade, della Lega Navale Italiana, del Centro Italiano Femminile, dell'Associazione Archeologia Licatese e del Comitato Notriv di Palma di Montechiaro, esponenti della Marineria di Licata, ma anche singoli cittadini. Nel corso della discussione è emersa all'unanimità la volontà di avviare una campagna congiunta e capillare di sensibilizzazione della popolazione sui rischi derivanti dalla realizzazione del progetto e la necessità di una netta e ferma opposizione alle trivellazioni, sia per gli effetti nefasti che queste avrebbero sull'economia locale, sia per le modalità attraverso le quali la politica nazionale e regionale ha imposto le proprie scelte, mortificando le prospettive di sviluppo del territorio. Alla controffensiva mediatica dei petrolieri che, con promesse illusorie di futuri nuovi posti di lavoro, tentano come al solito di comprare l'assenso dell'opinione pubblica, dichiara l'associazione Notriv, si è deciso di rispondere con iniziative di forte impatto, con il coinvolgimento generalizzato dei cittadini e dei movimenti territoriali di tutta la costa meridionale della Sicilia. E il Consiglio di amministrazione del Gruppo di Azione Costiera Unicità del Golfo ha deliberato la proroga di 30 giorni del termine di presentazione delle istanze a valere sui bandi inerenti le azioni del PSL da realizzare a regia pubblicati dal GAF, fissandola al 30 novembre. Il provvedimento riguarda i bandi indetti dal Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea, diretto, come è noto, da Dario Cartabellotta, in atto anche commissario straordinario del comune di Licata. E adesso passiamo alla politica regionale. Come sapete, il presidente Crocetta la scorsa settimana aveva azzerato la giunta di governo, posto anche davanti a un opt-out da parte dei partiti che avevano fissato all'ordine del giorno, come ricorderete, un voto di sfiducia agli assessori Scilabra e Vancheri. Bene, fino a ieri sera c'era ancora una situazione di stallo, perché se da una parte i partiti volevano una giunta ex novo, il presidente Crocetta invece sosteneva con forza che si doveva mantenere all'interno della giunta alcuni assessori a lui cari, ma in particolare un assessore nelle Scilabra, che sappiamo è l'assessore uscente alla formazione. Durante la notte però c'è stato un cambio di programma, pare che si sia trovato un accordo tra Crocetta e i partiti e che il governatore si sia in qualche modo piegato alle richieste dei partiti stessi. Ma tutti i particolari li vediamo in questo servizio. Ci siamo, finalmente, dopo una settimana dall'azzeramento della giunta e in seguito a turbolenze e fibrillazioni in seno ai partiti di maggioranza, durante la notte si sarebbe arrivati ad un accordo. E non c'è da stupirsi, visti i continui colpi di scena a cui il presidente Crocetta ci ha ormai abituati, ed è anzi strano, a dire il vero, che non si sia usciti fuori dall'impasse già nell'arco delle 48 ore, come lo stesso Crocetta aveva annunciato subito dopo la comunicazione dell'azzerimento della giunta. Avremo una giunta nuova di governo entro venerdì o al massimo entro lunedì, aveva annunciato con sicurezza, e in effetti sembra che la promessa la stia mantenendo. La questione regionale fino alla tarda serata di ieri era in stallo per via delle posizioni mantenute dal governatore Crocetta in merito ad alcuni suoi assessori. In primo luogo il nodo cruciale era costituito da Nelly Scilabra, la sua pupilla, che fino all'ultimo era rimasta sotto l'ala protettrice di Crocetta. La Scilabra non si tocca, continuava a ripetere come un disco rotto, ma durante la notte qualcosa deve essere cambiato, si trapela l'indiscrezione secondo cui l'assessore uscente alla formazione potrebbe non essere riconfermata. Non si conoscono ancora i nomi dei prossimi assessori, ma una cosa è certa: non è piaciuta l'idea avanzata ieri in tarda serata riguardo a un nuovo governo di deputati. Dopo la lunga notte passata in bianco, adesso la parola d'ordine è assessori tecnici e di alto profilo. Il governatore pare essersi piegato alle volontà dei partiti e avrebbe accettato la proposta del PD di un nuovo governo profondamente nuovo. Inoltre, nella visione delle deleghe, Crocetta si sarebbe fatto carico della sua quota del super tecnico che oggi sarà concordato con Palazzo Chigi, lanciando quattro poltrone al PD. Riguardo all'azzeramento totale, a dire il vero, già ieri sera le idee erano chiare. La condizione imprescindibile per qualsiasi dialogo è l'azzeramento della vecchia giunta e un esecutivo nuovo. Questa è la frase tormentone che circolava tra la frenesia dei corridoi. E proprio su questo punto sembra proprio che, da quando si è insediato
il governo Crocetta, mai come adesso il PD era stato così unito. L'area cuperliana e l'area renziana, infatti, riunitesi in separate sedi, erano già arrivate ieri pomeriggio ad una convinzione unanime, decisione che era stata condivisa anche dall'ala centrista, che, pur preferendo una riconferma di Valenti e Torrisi, non escludevano un'ipotesi di azzeramento. Azzeramento che si traduce inevitabilmente in una rinuncia da parte del governatore e di alcuni assessori a lui cari, tra cui, oltre la Scilabra, la Stancheris e Calleri. Chi saranno dunque i prossimi assessori regionali? Difficile ancora da stabilire, visto che non è stato fatto nessun nome, ma sembra che degli uscenti dovrebbero restare in giunta solo Lucia Borsellino e Linda Vancheri. Il PDR inserirà in giunta Maurizio Croce. Siamo dunque in dirittura d'arrivo? La speranza è che si metta finalmente la parola fine a questa tormentata formazione del governo e che si metta finalmente a lavorare sui problemi seri e urgenti della Sicilia, lasciando da parte i valzer di poltrone. E restiamo sempre in ambito regionale. Il presidente della regione siciliana, dopo aver incontrato insieme ai dirigenti dei dipartimenti agricoltura e foreste, ambiente e della ragioneria generale, una delegazione sindacale dei lavoratori forestali, ha annunciato di aver individuato 4 milioni e mezzo di economie da utilizzare per l'avvio immediato del lavoro. Tali risorse, afferma il governatore, sono necessarie per garantire l'avvio di tutti i lavoratori che erano stati sospesi e che rischiavano di non poter completare le previste giornate lavorative. È un appello al commissario straordinario che amministra il comune di Licata, Dario Cartabellotta, ad avviare l'iter per l'acquisto dell'immobile di via Martinez dove visse Rosa Balistreri. È stato lanciato da alcuni rappresentanti della cultura licatese. Il servizio. Compriamo la casa dove visse Rosa Balistreri in via Martinez, nel cuore del centro storico di Licata. È la proposta che alcuni intellettuali licatesi e personaggi del mondo del volontariato e della cultura hanno fatto al commissario straordinario del comune, Dario Cartabellotta, dopo aver saputo che l'ente ha deliberato la spesa di 1.500 euro per aderire alla raccolta di fondi che servirà a comprare, invece, la casa natale di Leonardo Sciascia a Racalmuto, che adesso i parenti dello scrittore hanno messo in vendita. L'obiettivo è quello di aprire un forte tavolo di discussione sulla questione Rosa Balistreri, perché noi abbiamo preso spunto dalla lodevole iniziativa che ha fatto il commissario di partecipare all'acquisto della casa di Sciascia, chiedendo e mettendo sul tavolo del commissario la questione: ma perché una analoga iniziativa non può essere fatta per Licata e per Rosa Balistreri? L'appello è condiviso dall'Associazione Artistica 33 che con la sua presidente Cristina Marchione ha realizzato una manifestazione sul tema Siamo tutti figli di Rosa. No, e infatti appunto per questo noi proponiamo, abbiamo appena da giorni protocollato la nostra proposta, aspettiamo, mi auguro, una risposta positiva da parte del commissario, appunto perché da licatese, e Licata è la città di Rosa Balistreri, è giusto che si omaggi appunto in questo modo, in modo da creare anche un posto, un centro culturale, un museo, comunque tutto ciò che fa parte di Rosa, della nostra Rosa, ecco. E non poteva mancare l'appello del contastorie Melvizzi, che con Rosa ha un feeling particolare. Ma io direi con le parole, perciò apremmo cuore e mettiamo in funzione il cervello, ma apremmo cuore per Rosa e per Licata. E continua la raccolta fondi per l'acquisto della casa di Racalmuto dove visse lo scrittore Leonardo Sciascia, messa in vendita dagli eredi. Ai comuni che hanno già aderito si è aggiunto anche uno sponsor privato. Il servizio. A poche ore dalla pubblicazione dell'avviso del commissario dell'ex provincia Benito Infurnari per la ricerca di sponsor privati disposti a sponsorizzare l'operazione di acquisto della casa natale di Leonardo Sciascia a Racalmuto, arriva la prima importante adesione di un'azienda nazionale che opera anche nell'Agrigentino. Il gruppo San Pellegrino, storica azienda italiana del colosso multinazionale Nestlé, leader nel campo del beverage e nella produzione di acque minerali, ha accettato in
infatti l'invito del commissario disponendo una sponsorizzazione di 5.000 euro per l'acquisto del mobile che gli eredi hanno messo in vendita per la cifra di 100.000 euro. Lo ha reso noto Antonio Punziano, direttore delle pubbliche relazioni della nota azienda milanese. Questa adesione giunge dopo quella di alcuni comuni ed associazioni della provincia di Agrigento che avevano accettato l'appello lanciato dal commissario straordinario per l'acquisizione pubblica dell'immobile appartenuto alla famiglia di Leonardo Sciascia. Attualmente la somma raccolta, compresa quella messa a disposizione dello sponsor privato, cioè 5.000 euro, ammonta a quasi 10.000 euro. Ufficialmente i comuni che hanno aderito sono Agrigento, Grotte, Ravanusa, Castrofilippo, Cianciana, San Biagio Platani, Licata e Santo Stefano di Quisquina. All'appello mancano gli altri 35. Il commissario straordinario auspica che le altre municipalità della provincia diano un riscontro positivo all'iniziativa in modo da facilitare l'acquisto dell'immobile. L'impegno portato avanti dal commissario Infurnari continua dunque a dare concreti risultati con l'auspicio che al più presto si possa arrivare all'acquisizione dell'immobile, scongiurando l'acquisto da parte di privati che potrebbero utilizzarlo a soli fini economici. L'ex provincia batte cassa. Messe in vendita le azioni della società consortile Terre Siciliane di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Sul sito internet dell'ente, nell'home page, è stato pubblicato l'avvio di vendita delle quote. Si tratta della cessione del 10,50% del capitale sociale per un prezzo a base d'asta di 6.700 euro per l'intera quota posseduta. Gli interessati possono presentare la propria offerta entro il 10 del 27 novembre. E andiamo adesso alla politica agrigentina, dove, come sappiamo, ci si prepara per le prossime amministrative. I partiti sono alla ricerca del candidato ideale, ognuno traccia il suo identikit. Vediamo quindi qual è l'identikit tracciato da due esponenti autorevoli del Partito Democratico, Marco Zambuto ed Angelo Capodicasa. Sentiamo. Clima da campagna elettorale ad Agrigento, dove la prossima primavera i cittadini sono chiamati a scegliere il loro rappresentante. Mentre gli outsider Giuseppe Di Rosa ed Enzo Campo continuano ad elaborare il loro programma da sottoporre all'attenzione degli elettori, i partiti sono alla ricerca del candidato ideale. Ieri a tracciarne l'identikit sono stati due autorevoli esponenti del Partito Democratico, Angelo Capodicasa e Marco Zambuto. Per il deputato nazionale del PD Capodicasa, un buon candidato deve essere un punto di collegamento tra i cittadini, l'amministrazione e i partiti che lo sostengono, convinto che diversamente non potrebbe realizzarsi un qualsiasi programma amministrativo. Il candidato per una città in difficoltà come Agrigento, sostiene l'ex presidente della regione, deve essere, secondo il mio punto di vista, una personalità che arrivando al comune non deve andare a fare apprendistato, deve già conoscere la macchina amministrativa o comunque i principi dell'amministrazione. Deve essere un candidato scelto dai cittadini e non solo dai partiti, deve essere a mio giudizio un candidato che deve avere la capacità di ascolto verso la città che soffre. Per il presidente dell'assemblea regionale del PD, nonché ex sindaco Marco Zambuto, bisogna invece prima di tutto chiarire i temi sui quali la classe dirigente si dovrà andare a misurare e confrontare. Temi come la riqualificazione del centro storico, la situazione dell'acqua pubblica e del piano dei rifiuti. Se non stabiliamo le norme e non stanziamo le risorse finanziarie abbiamo veramente ben poco da fare, dice. Zambuto spiega inoltre che le indicazioni dovrebbero partire dall'alto, altrimenti a livello territoriale non si riesce ad intervenire in maniera efficace. O su questi temi a livello regionale si riesce a dare una chiara indicazione a tutti i comuni di quali sono gli spazi sui quali poter agire, dice l'ex sindaco, oppure si rimane nell'ambito di una grande confusione normativa che poi non dà la possibilità agli amministratori di intervenire in maniera decisiva a favore delle proprie città. E alla domanda su chi è il candidato ideale per la città di Agrigento, Zambuto risponde: quello che verrà eletto dai cittadini. Reso
reso noto il programma delle manifestazioni di commemorazione dei defunti e dei caduti in guerra il 2 e il 4 novembre a Licata. Domenica 2 novembre alle 9.15 raduno in piazza Progresso, alle 9.30 avvio del corteo alla volta del cimitero di Marianello, dove alle 10 ci sarà la celebrazione della messa in commemorazione dei defunti. Martedì 4 novembre alle 9 raduno in piazza Progresso, da dove il corteo si sposterà in piazza Attilio Regolo e la banchina Marinai d'Italia per depositare le corone d'alloro al monumento dedicato ai caduti della Seconda Guerra Mondiale ed a quello dei caduti in mare. Poi il ritorno in piazza Progresso, dove prima sarà collocata una corona d'alloro davanti al comune dedicata ai caduti della Prima Guerra Mondiale, e subito dopo verrà celebrata la Santa Messa in memoria dei caduti di tutte le guerre. Il monastero delle Benedettine di Palma di Montechiaro, che ospita i resti della Beata Corbera e produce i mandorlati del principe, i biscotti Ricci, apre al pubblico con una deroga ai limiti di accesso imposti dalla clausura, ovviamente. È in programma, infatti, nei giorni 8 e 9 novembre la manifestazione Palma Nascosta, promossa dal comune per il conferimento della cittadinanza onoraria agli ultimi eredi del Gattopardo, Isabella e Cesare Crescimanno di Capodarso. Una dei due giorni curata da Palmarte Cultura nei luoghi del Gattopardo. Domani 29 ottobre alle 10.30 in municipio si terrà la conferenza stampa di presentazione, appunto, presieduta dal sindaco Amato. E andiamo adesso allo sport. Prende il via domenica 2 novembre il campionato di terza categoria di calcio. Le squadre ai nastri di partenza sono 13: Atletico Licata, Burgio, Calamonaci, la Polisportiva Campobello, Ioppolo, Sambuca, Favara, Fontanelle, Grotte, la Tana di Realmonte, Muxar, San Biagio Platani e Verdenero Sciacca. Le matricole sono: Atletico Licata di mister Gaetano Profumo, al primo anno di un campionato di terza categoria, visto che la società ha sempre partecipato ai tornei organizzati dell'Axi, la Polisportiva a Campobello, che sarà allenata da Luigi Milazzo, Fabbaria e Verdenero, mentre tornano a disputare la terza categoria Muxar e Grotte, assenti da due anni sulla scena calcistica provinciale. Nella prima di campionato l'Atletico Licata giocherà in trasferta alle Tre Torri contro la Polisportiva Campobello. Giornata agrodolce per le formazioni juniores della Santa Sofia Licatese, quindi siamo sempre nello sport. La squadra allievi, allenata da Antonio Mulè, ha perso 1-0 sul campo del San Cataldese. Vincono ampiamente invece i giovanissimi di mister Tonino Pinto, che hanno superato per 5-1 il Palermo con la doppietta di Pietro Lobrutto e le reti di Marco Cantavenera, Paolo Chimaro e Calogero Cavaleri. Continuiamo con lo sport. Vince la studentesca Licata all'esordio del campionato di basket di Serie C maschile. La squadra gialloblu, allenata dal coach Ettore Castorina, ha battuto l'Amatori Messina con un punteggio di 88-74 al Pala Fragapane di Licata. Uno straordinario Anton Giulio Zambito, autore di 23 punti, ha trascinato la squadra di capitano Alfredo Falanga verso la vittoria. Anche Falanga si è distinto tra gli altri con i suoi 21 punti. Bene, era questa l'ultima notizia di oggi. Grazie per averci seguito. Arrivederci alle prossime edizioni.